Bentrovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio, un nuovo spazio dedicato a una storia di vita, una storia soprattutto dedicata alla santità. Quest'oggi, al contrario delle scorse settimane, abbiamo parlato di alcuni laici, torniamo invece a parlare di una bella figura di vita e di santità di frate minore cappuccino, fra Giuseppe e Maria da Palermo. E parliamo di lui con fra Vittorio Midolo, frate minore cappuccino della provincia di Siracusa, curatore del sito dedicato proprio a fra Giuseppe e collaboratore della postulazione per quanto riguarda la causa di beatificazione e di canonizzazione di fra Giuseppe Maria da Palermo. Fra Vittorio, benvenuto. Buongiorno a voi, pace e bene. Pace bene, fra Vittorio. Ecco, grazie per questo tuo intervento. Sei giovanissimo, ci diamo del tu all'interno della nostra emittente. Ecco, oggi vogliamo presentare questa figura di giovane frate minore cappuccino, fra Giuseppe e Maria da Palermo. Chi era? Parlare di Fra Giuseppe per me è sempre molto emozionante perché è una figura molto vicina anche alla mia vocazione. Sì. Fra Giuseppe, il cui nome di battesimo era Vincenzo di Liberto, nasce a Palermo il 1 febbraio del 1864 da una famiglia che potremmo definire benestante. È il quinto figlio di Niccolò di Liberto, un ispettore del Genio Civile, e di Rosa, una semplice e brava casalinga. A circa 11 anni però un avvenimento tragico avviene nella vita del giovane. Vincenzo infatti perde la madre perché Rosa muore prematuramente. Sì. Questo avvenimento segnerà molto la vita di Vincenzo. Egli che era già, mostrava un temperamento ribelle, era un monello, era un discolo, con la morte della madre tutto questo si accentua. Tant'è che uno dei suoi più importanti biografi, il padre Samuele Cutrera da Chiaramonte, così scrive in una delle sue biografie, il giovane si mostra irrequieto, bollente, impetuoso, senza freno. È chiaro che Vincenzo, il piccolo Vincenzo, era desideroso di affetto, di quell'affetto materno che purtroppo non Era poteva venuto più a avere. mancare. E tutta la famiglia a questo punto che cosa fa? Si organizza perché cerca in un modo o nell'altro di tenere d'occhio questo piccolo ciclone, questa peste, sia il padre, nonostante i suoi impegni, che i parenti, i fratelli, ma lui era molto furbo, riusciva sempre, a eludere la vigilanza, la sorveglianza. Le biografie di Fra Giuseppe sono ricche di queste monellerie, di questi giochi pericolosi che faceva. Ve ne voglio raccontare uno così a titolo di esempio. Un giorno sale sulla terrazza insieme alla sorellina Concettina, più piccola di lui, prende una scala a pioli, la osserva attentamente e cerca il modo, ecco, come potersi fare male e lo trova. Infatti, invece di salirgli dalla parte anteriore, risale dalla parte posteriore, il pavimento era scivoloso e casca e si fa male. A questo punto la sorellina corre dal padre, per avvertirlo, e lui, senza dubitare, la guarda negli occhi e gli dice alla sorellina Concettina, non dubitare, morirai inforcata. Mamma Ma mia. insieme a questi altri ci sono tantissimi altri episodi in cui mette in pericolo la sua vita e soprattutto quella della sorella. Ecco, Quindi, i racconti dicono che lui continuava, ecco, il padre lo castigava, però lui non cambiava, ecco, discolo era e discolo sì, rimaneva. discolo era e discolo rimaneva, tant'è che il padre, dopo che Vincenzo fu cacciato per 2 volte dalla scuola dove era iscritto, decide di, come diciamo noi qui in Sicilia, di chiuderlo in collegio, lo affida alle cure severissime, del Don Colavincenzo, direttore del convitto San Rocco, il quale sempre le biografie ci riferiscono, era bravissimo a domare questi bambini ribelli. Era il luogo giusto per lui, ecco, Sì, in era quel il momento. luogo giusto per lui, anche perché il Don Colavincenzo aveva preparato l'ambiente, diciamo che la fama di Vincenzo l'aveva preceduto, e quindi ecco, lo accolse freddamente, nessuno degli altri compagni del convitto gli rivolgevano la parola, ma Vincenzo Gli affronta aveva questa preparato situazione. davvero un bel clima. Sì, un bel clima, cioè nessuno, ecco, era un emarginato, stava sempre da solo, ma lui non si perde d'animo però, ecco, questo dobbiamo dirlo, Ecco. cerca di affrontare la situazione a testa alta,
però ecco, era un uomo, era un bambino, aveva bisogno dell'affetto anche di un'amicizia. E quando trova un compagno su cui appunto riponeva tutta la sua fiducia, questo compagno praticamente lo prende in giro, non gli dà questa amicizia che lui voleva. A E lui sta questo male per punto, questo. cosa? Soffre per questo. Soffre moltissimo, infatti i biografi ci dicono che quel giorno piante e piange tanto. Ecco, questo è il momento in cui comincia un po' a cambiare la vita di Vincenzo e soprattutto in seguito a un episodio che adesso vi racconto, Sì. sempre accaduto nell'Istituto San Rocco, che cambierà completamente la vita di Vincenzo. Ecco, che cosa accadde? All'interno del convitto si era organizzata una mostra di immagini sacre. E A un quale compagno del partecipavano, ecco, suo, tutti i ragazzi? Sì. tutti i ragazzi dovevano sì, preparare dei quadri. E un compagno del convitto, Antonio Piraino, disegna un busto del Cristo che venne esposto. Qualche giorno dopo questo quadro venne trovato pregiato dalla lama di un coltello. I sospetti caddero sui più scapestrati, soprattutto su Vincenzo, neanche riesco a immaginarsi il motivo perché. Ufficialmente non gli fu detto nulla, però un giorno uno dei compagni lo accusa pubblicamente e Vincenzo non ci pensò due volte a dargli un bel pugno Ecco. che fece zittire tutti. Solo che ecco qui il momento del cambiamento e questi biografi ce lo dicono con grande chiarezza. Questo pugno fece più male a lui che l'aveva dato che al ragazzo Che che lo aveva l'aveva ricevuto. ricevuto. Infatti quella sera stessa lui stesso chiede perdono all'accusatore e scrive una bellissima lettera a questo Antonio Piraino, cioè l'autore del quadro, che egli stesso ricorda con queste parole. Mi piace leggervi proprio la testimonianza di questo Antonio Piraino. Sì. Che Tanta verità traspariva da quello scritto, cioè dalla lettera che aveva lui scritto aveva Vincenzo, scritto, sì, sì. ad Antonio. Tanta verità traspariva da quello scritto che non esitai un momento a crederlo. Quando venne a me, terminato lo studio e con le lacrime agli occhi, mi chiese se avessi potuto accettarlo come amico e io non potei fare a meno di abbracciarlo. E quel dì segnò il principio della nostra amicizia che non ebbe mai uguale. Ecco, quel momento diventa veramente il momento in cui Vincenzo trova un amico, in cui il cuore di Vincenzo inizia a riscaldarsi di un amore, di un affetto. E qui inizia veramente il cambiamento perché Vincenzo inizia ad avvicinarsi alla parola di Dio, ad Ecco, da questo appassionarsi. avvenimento negativo poi parte, ecco, nei suoi confronti, soprattutto per quanto riguarda i sospetti, parte la sua conversione. Sì, proprio da questo avvenimento negativo parte la sua conversione perché il suo cuore comincia ad aprirsi, dapprima all'affetto di una persona e poi ecco, si apre a Dio. Infatti lui stesso, Vincenzo, Sì. scrive in una lettera al padre queste parole. Ne parla ecco, lui stesso dicendo ringrazio Dio perché mi ha illuminato la mente, facendomi comprendere che solo nella religione può trovarsi conforto e diletto e non nelle stolte passioni o nella vanità del mondo. Ecco, da questo momento in poi lo stile di vita di Vincenzo Cambia cambia totalmente. completamente. Si abbandona esercizi di penitenza, comincia a rinunciare al cibo, ma soprattutto al sonno, perché passa la notte in preghiera dinanzi all'Eucaristia. E quando gli fu impedito, perché poteva nuocergli alla salute, perché soprattutto ecco, lo faceva apparire singolare anche nei confronti degli altri Certo. compagni, lui ubbidisce, però poi di nascosto, per essere visto, si metteva in preghiera. E questo è un avvenimento simpatico legato a questo. Fu un giorno un docente, un padre del convitto, gli disse, il tuo dovere principale è studiare, Certo. perché studiare è come pregare. E Vincenzo allora, che aveva sempre la risposta pronta, gli dice, studiando matematica, mi hanno insegnato che invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non Non cambia. cambia. Quindi se studiare è come pregare, pregare è come studiare, quindi non mi stancherò mai di pregare. Quindi questo è un avvenimento simpatico. Bellissima Tant'è che, risposta. sì, infatti la risposta, sempre quella risposta pronta, Pronta, sì. tant'è che i compagni, vedendo questo stile di vita che lui conduceva, gli appiopparono il soprannome del cappuccino, che questo soprannome diventò quasi profetico. Vero, perché poi lui, ecco, dal seminario poi intraprese un'altra vita. Ecco, dicevi fra Vittorio,
gli danno questo nome, ecco, questo Sì, soprannome di sì, sì. Cappuccino, un po' profetico per quello che poi sarà la sua vita Certamente, sì. di Infatti, religioso. conclusi, diciamo, gli studi in questo istituto, San Rocco, ecco, Vincenzo matura dentro di sé il desiderio di entrare in seminario. Quindi, ecco, scrive numerose lettere al padre, che nel frattempo si era trasferito a Roma per motivi di lavoro, in cui chiede incessantemente di entrare in seminario. Ma il padre, ecco, fa orecchie da mercante per un certo periodo di tempo. Ma Vincenzo, ecco, insiste a tal punto che il padre accetta. E quindi il giorno di Pentecoste, il 5 giugno del 1881, Vincenzo entra in In seminario. seminario. È chiaro che la fama di Vincenzo l'aveva preceduto, tutti i seminaristi aspettavano Con quello che ansia. veniva definito il convertito del San Rocco, questo giovane le cui, ecco, virtù erano evidenti. Ecco, fra Vittorio, se prima era stato preparato, ecco, il convitto ad un clima, ecco, di opposizione, questa volta di ammirazione. Sì, di vera ammirazione, perché Vincenzo diventa poi, come vedremo, un modello per tutti quanti. Certo. La vita del seminario, tra l'altro, soddisfaceva molto i desideri di Vincenzo, perché passava molte ore a pregare e a compiere numerose penitenze. Però una cosa importante che sempre i biografi ci Sì. riferiscono è che, nonostante questo stile di vita, lui non era una persona cupa, una persona triste, anzi, addirittura ci Solare. viene. Sì, era solare, ci viene definito che durante le ore di ricreazione, ad esempio, passava del tempo a raccontare barzellette, a fare ridere tutti. La vita del servo di Dio, ecco, qui ancora di più ruota attorno all'Eucaristia. Vincenzo coglie tutte le occasioni per stare dinanzi al tabernacolo, e c'è un episodio, anche qui abbastanza interessante riguardo a questo. Cosa avviene? Vincenzo scopre per caso, nello stanzino dove si svolgevano le lezioni di fisica, una finestra nascosta comunicante con la chiesa, dalla quale si poteva vedere il tabernacolo. Lui, che era, diciamo, portato per la meccanica, ingegna, cerca di escogitare un sistema di specchi che gli permette di riflettere l'immagine del tabernacolo in questa stanzetta. In questo modo, lui cosa può fare? Può pregare il Santissimo Sacramento indisturbato, senza essere visto da nessuno, anche nelle ore notturne. Quindi veramente si vede l'ingegno anche di chi vuole stare anche dinanzi all'Eucaristia più del tempo dovuto, ecco. Certo. Ecco, e poi come cambia ancora la sua vita? Sì, la Entra sua nel vita. convento dei francescani. Sì, la sua vita cambia quando, ecco, dopo 3 anni di seminario, a circa 20 anni, sente dentro di sé il desiderio di fare qualcosa di più, sente il desiderio di deserto, di vita eremitica, e chiede un'esperienza presso il convento di Baida, che allora era un convento degli osservanti, non era dei cappuccini, ma Ah, era un ecco. convento abbandonato. Sì. E quindi lui passa praticamente l'estate, l'esperienza estiva in questo convento. Qui matura l'idea di voler abbracciare un ordine religioso, ma in questo momento non riesce ancora a capire quale ordine religioso. E un avvenimento importante avviene al ritorno da Baida, quando, entrato all'interno dello studio del direttore spirituale, trova un frate cappuccino che aveva appena finito l'anno di noviziato nel paese di Sortino. Allora Vincenzo, guardandolo, non ha dubbi, è quello Capisce. l'ordine che vuole abbracciare. Da Capisce che la qui sua inizia, vita è quella di cappuccino. un lungo braccio di ferro con il padre, perché ancora una volta il padre si oppone al suo ingresso presso i frati, ma vince di nuovo Vincenzo. E quindi, ecco, va a Sostino insieme al fratello, lo accompagna il fratello, e viene accolto dal padre Eugenio Scamporlino, Sì. che era guardiano del convento, ma anche provinciale. Ricordiamo che siamo nel periodo subito dopo la soppressione degli ordini Pressione, religiosi, e certo. il padre Eugenio era molto famoso in quel periodo, perché era riuscito a tenere aperti alcuni conventi nonostante la soppressione. Il padre Eugenio, che insomma, era una persona scalza, una persona furba, la prima cosa che fa è interrogare il giovane circa le motivazioni che l'avevano spinto ad abbracciare questo ordine religioso. E quindi il padre Eugenio gli pone la domanda: come mai vuoi farti cappuccino?
E lui risponde senza esitare: per salvarmi l'anima. E quindi dopo che padre Eugenio gli ha spiegato un po' la dittatura che stati cappuccini portavano avanti, il Gesù risponde: questo è quello che io cerco. Così il 14 febbraio del 1885 è il giorno della restituzione e prende il nome di Fra Giuseppe Maria da Palermo. Ecco, anche qui il momento della vestizione è un momento importante per Fra Giuseppe e Maria. Davvero si sente bene con quell'umile saio addosso? Sì, si sente talmente bene con quell'umile saio addosso che scrive queste parole. In quel momento provai una gioia più grande di quanto ne provano gli uomini quando indossano i loro abiti più eleganti, giacché il mio corpo è rivestito di una povera tunica, ma vesto l'anima di un abito elegantissimo, qual è appunto quello della virtù della povertà. Questo lo troviamo scritto nel suo diario che conserviamo. Certo. Da questo momento in poi, anche se il Gesù diventa un modello per tutti, inizia una vita molto umile, molto austera, cerca sempre di svolgere gli incarichi più umili, si abbandona a numerosi esercizi di penitenza e neanche a dire che una notte spesso non dormiva perché lo passava dinanzi all'Eucaristia. Fra Giuseppe è diventato un modello per tutti e questo ce lo riferiscono gli stessi confratelli di Fra Giuseppe che testimoniarono al processo, e ve ne cito qualcuno. Sì. Abbiamo un testo che dice: Fra Giuseppe e Maria era la meraviglia della fraternità, l'esempio per tutti. Il padre Eugenio, che citavo prima, guardiano del convento e provinciale, ci riferisce: non appena Fra Giuseppe Maria da Palermo indossò l'abito religioso da novizio cappuccino, diede prove innegabili e chiare di tutte le sue virtù. E il padre Innocenzo, che era il maestro dei novizi, conferma: nel tempo del noviziato il servo di Dio esercitò tutte le virtù cristiane e religiose con la massima perfezione. Nel 1885 però Fra Giuseppe avverte i primi sintomi del male che poi lo porteranno alla morte: tosse, febbre, dolori molto forti alla stessa del cuore. E dopo una prima ed apparente guarigione, alla fine di dicembre venne colpito da una polmonite catarrale acuta che gli portò una febbre altissima. Era il 21 dicembre quando il padre Eugenio capisce che Fra Giuseppe è grave. Sta per ritornare al padre, quindi gli amministra il santo viatico, gli fa emettere la professione religiosa. Ecco, in quel momento lui emette la professione perché non l'aveva, non era ancora arrivato al tempo. No, non ancora, perché non aveva completato l'anno del noviziato. Certo. Però ecco, in articolo mortis ha emesso la professione religiosa. Certo. E Fra Giuseppe da Modica, un suo compagno, così ci descrive questo momento: Fra Giuseppe mantenne costante il volto sereno e quasi gioioso, segno di un'intima comunione con Dio. Fu così che Fra Giuseppe si spegne il venerdì 1 gennaio 1886. Dopo la morte è chiaro che la notizia gira subito per il paese di Sorchino e anche oltre. Infatti numerose persone da Sorchino, ma anche dai paesi limitrofi, accorrono a vedere questo santo state. Per questo motivo i frati furono obbligati a tenere il corpo di Fra Giuseppe per 2 giorni esposto in chiesa, e i testimoni ci raccontano che chi poteva cercava di tagliare un pezzettino di abito per portare con sé una reliquia. Perciò già in quel momento per molti era considerato un santo frate, ecco. Sì. Che in quel momento era deceduto. Sì, tra l'altro ora vi racconto qualche episodio riguardo appunto questa fase. C'è chi dice che si sentiva in chiesa profumo di zagara, il suo volto era roseo, le sue articolazioni flessibili fino a 8 giorni dalla morte. E i funerali vennero celebrati il 2 gennaio, anche qui accorsero numerosi preti, religiosi, perché la sanità di Fra Giuseppe era riuscita a superare le mura del convento, nonostante i novizi, specie all'epoca, non è che uscissero dal convento, certo. La loro vita ruotava attorno a quelle mura. Ma soprattutto l'anno del noviziato, ecco, è sempre quello un po' più dedicato alle mura del convento. Sì, certamente, e da allora più di oggi.
Quindi ecco, questa cosa è una cosa già eccezionale. Certo. Un fatto prodigioso avvenne nel pomeriggio in cui vennero celebrati i funerali, quando il padre Eugenio Stamporlino, insieme a Fra Francesco da Sorchino e al barbiere il signor Francesco Blancato, si recano al cimitero, e qui padre Eugenio per l'ultima volta volle provare l'obbedienza di Fra Giuseppe. E allora, incidendo su una vena del braccio, chiede al frate di far sgorgare sangue, e dal braccio sgorga sangue caldo che va a bagnare il pavimento. Questo un fatto prodigioso, miracoloso, sì. Certo. Sì. E da quel momento diciamo che i fedeli non hanno mai cessato di invocarlo, numerose grazie sono state ottenute per l'intercessione del servo di Dio fra Giuseppe e Maria da Palermo. Ecco, una vita breve ma intensa di cambiamento, di conversione. Che cosa è accaduto dopo la sua morte? Ecco, tu Fra Vittorio già ci hai accennato che la devozione era già nelle prime ore della sua morte molto, sì, molto forte, ma per la Chiesa cosa è accaduto dopo la sua morte? Nel 1890, tra il 1890 e il 1908, quindi subito dopo la morte, sì, Nelle curie di Palermo e di Siracusa venne istruito il processo informativo. È chiaro, vennero coinvolte le due diocesi perché a Palermo lui trascorse in seminario un lungo periodo. Certo. Il 16 maggio del 1914 Pio X decretava l'introduzione della causa. Tra il 1914 e il 1924 fu costruito il processo apostolico. Sì. Nel 1928 la Sacra Congregazione dei Riti concesse che le spoglie del servo di Dio fossero traslate dal cimitero alla chiesa dei Frati Cappuccini di Sorchino, dove ancora si conservano, insieme alla celletta dove visse, ad alcuni effetti personali. E da breve è stata presentata alla Congregazione delle cause dei Santi la positio super vita virtutibus et fama sanctitatis, per il riconoscimento delle virtù eroiche, certo, praticamente riconoscimento che permetterà al servo di Dio di essere dichiarato venerabile, e da qui poi proseguirà con la causa per la beatificazione e la canonizzazione. Ecco, per tutti coloro che volessero visitare i luoghi e comunque sia la cella che, come vi dicevi, le spoglie del servo di Dio, basta, noi stiamo intanto facendo vedere anche il sito che riguarda Fra Giuseppe, ma in ogni caso possono rivolgersi ai frati minori cappuccini di Sortino. Certamente, certamente, sì. Ecco, Fra Vittorio, una bella testimonianza questa di vita, di santità e di conversione, lo abbiamo detto. A noi ci piace, al termine della nostra puntata, poi dare un messaggio di attualità. Tu prima in apertura hai detto che la tua vocazione è nata anche sulla storia di vita e di santità di Fra Giuseppe. Qual è il messaggio di oggi di Fra Giuseppe Maria? Fra Giuseppe, nella sua vita, mi piace dire così, non fece nulla di straordinario, non vi furono particolari prodigi, quali bilocazioni o altro. Certo. La sua santità mi piace definirla come una santità normale, ed uso questo termine per indicare come la santità dovrebbe essere normale, perché è la norma per ogni cristiano. E la vita di Fra Giuseppe ci dice come la santità non conosce né numero chiuso né tempi esclusivamente propizi. E questo umile frate oggi parla ai nostri cuori, ci insegna che la santità è una vetta alla quale tutti possiamo e dobbiamo tendere. Egli stesso lo scrive nel suo diario quando dice: io sento in me un ardente desiderio di farmi santo, certo, io ho fame e sete della giustizia, oh mio Dio, ho un ardente desiderio di dedicarmi tutto a voi senza alcuna riserva. Fra Giuseppe ancora, se volessimo dare un altro messaggio, ci insegna come nella vita ci voglia coraggio, il coraggio di cambiare, perché si può cambiare, non è mai troppo tardi per aprire il cuore a Dio, il coraggio di andare controcorrente, il coraggio di vivere la propria eroicità cristiana nel nascondimento, il coraggio di farsi ultimo, anche se questo costa fatica e magari ci rende più deboli agli occhi degli uomini. Ed ancora ci insegna Fra Giuseppe come la vita del cristiano non può non essere che una vita eucaristica. Lui che escogitava tutti i modi per trascorrere quanto più tempo possibile dinanzi al Santissimo, dal quale traeva ogni energia per la sua vita. Io penso che questi tre aspetti sono evidenti nella vita di Fra Giuseppe, magari altri se ne possono trovare, ma io penso che
ecco, questi siano importanti da focalizzare. Certo. Ecco, Fra Vittorio, tu all'inizio ci dicevi che sei originario proprio di Sortino, paese che ha visto la presenza e poi la fine della vita terrena di Fra Giuseppe Maria. Perciò è stato anche per i giovani, ecco, per i giovani di questo paese e non solo, davvero una grande testimonianza. Sì, veramente una grande testimonianza di vita cristiana e di virtù. Anche perché, ecco, per renderlo sempre più attuale, c'è qualcuno che lo ha definito, ecco, giovane da monello a santo. Sì, in effetti sì. In questa frase si può racchiudere tutta la sua vita. Ecco, questo ci fa comprendere quanto alla santità siamo tutti chiamati. Sì, questo che ha chiamato appunto Fra Giuseppe da monello a santo è il padre Samuele Cultrera, di cui vi parlavo prima, di cui sì, ho fatto qualche citazione. È vero, da monello a santo, ecco, la prima parte della sua vita, ecco, vissuta un po', l'abbiamo detto prima, da ragazzo discolo, la seconda parte, ecco, vissuto all'ombra di Francesco d'Assisi, e comunque una vita sulla santità, ecco, nella santità. Grazie davvero Fra Vittorio per questa testimonianza, speriamo di sentirci grazie presto, a voi, grazie magari, a voi. Magari proprio per il processo di Fra Giuseppe Maria, affinché davvero possa essere poi considerato, ecco, dichiarato, o meglio dire, venerabile. Grazie Fra Vittorio. Grazie a voi, pace e bene. Grazie. Ecco, e queste le parole dedicate proprio alla vita, alla storia di vita di santità di Fra Giuseppe Maria da Palermo. Nelle scorse puntate, vi dicevo, abbiamo dedicato l'attenzione a dei coniugi laici. In questa puntata, ecco, siamo voluti ritornare a quello che è l'ordine dei frati minori cappuccini, con la presentazione di questa storia di Fra Giuseppe Maria da Palermo. Vogliamo concludere questa puntata con delle parole di Fra Giuseppe che scrive la sorella e che potrebbero essere davvero anche per noi un motivo di conversione e soprattutto una bella nota spirituale. Non tralasciare mai, scriveva, le orazioni mentali, l'esame di coscienza e il Santo Rosario, la lettura spirituale e tutte quelle pratiche di pietà che servono a tenere sempre acceso nel cuore il santo fuoco dell'amore divino. Si conclude così questa puntata di Santi per Vocazione. L'appuntamento alla prossima settimana.